Ciao a tutti amici di futuretechnology.com, grazie alla collaborazione con Giungla Informatica abbiamo avuto modo di testare la Cericonio B1 A71. Si tratta di un dispositivo che si colloca nella fascia medio-bassa dei device con sistema operativo Android, quindi della categoria tablet, che comunque offre buone prestazioni ed è un ottimo compromesso per coloro che desiderano avere un tablet che possa permettere di eseguire moltissime funzioni, senza però spendere cifre troppo alte. Infatti il dispositivo si trova su junglainformatica.com al prezzo di 113 euro, quindi molto conveniente sotto questo aspetto. Troviamo un display da 7 pollici con risoluzione di 1024x600 pixel, quindi non è un dispositivo con display HD. Abbiamo un processore MediaTek da 1.2 GHz dual core e 512 MB di RAM. Troviamo una batteria da 2710 mAh che offre comunque discrete prestazioni, anche se ci aspettavamo qualche cosa in più, ma comunque non possiamo lamentarci per quello che è il dispositivo in sé. Troviamo poi una fotocamera anteriore da 0,3 MP, quindi non abbiamo quella posteriore, dovremo accontentarci di quella frontale per eseguire chiamate in video chat. Per quanto riguarda altre caratteristiche, abbiamo ovviamente Bluetooth, Wi-Fi, troviamo uno slot per l'espansione della memoria, quindi micro SD fino a 32 GB nel caso la memoria interna non fosse sufficiente. Per quanto riguarda l'utilizzo generale del dispositivo, siamo rimasti piuttosto soddisfatti, tranne che per la batteria e per i Wi-Fi. Questo perché il Wi-Fi purtroppo non offre caratteristiche troppo eccezionali, ovvero non prende benissimo rispetto a quelli che sono altri dispositivi. Come potete vedere, in questo caso il Wi-Fi non prende benissimo. Vi facciamo vedere più da vicino che si vede sicuramente molto meglio. In questo caso il Wi-Fi è stato proprio perso, come potete vedere. Quindi non abbiamo una ricezione troppo elevata. Per farvi vedere un confronto con un altro dispositivo, ad esempio abbiamo davanti qui un Galaxy S3 che prende sicuramente molto di più rispetto a quello che è la ricezione del dispositivo. Come potete vedere abbiamo 3 tacche su 4, quindi quasi il massimo. Ovviamente è un piccolo aspetto che poi magari dipenderà anche dal Wi-Fi che noi, dal router Wi-Fi o dal modem Wi-Fi che andremo ad utilizzare, però comunque non abbiamo avuto problemi finora con altri device, l'unico piccolo difetto l'abbiamo trovato con questo dispositivo. Per quanto riguarda le caratteristiche generali, quindi la fluidità e l'utilizzo del dispositivo, troviamo come versione di Android, abbiamo Android in versione 4.1.2, come potete vedere. Quindi non è l'ultima versione disponibile sul mercato, ma è sicuramente sufficiente per eseguire tutte le operazioni che di solito andiamo ad effettuare su device Android. Per quanto riguarda la parte web, quindi navigazione in internet, anche qui non abbiamo nulla da recriminare. Proviamo ad entrare nel nostro blog per mostrarvi quindi il caricamento della pagina. Ecco qua, in questo caso quindi abbiamo effettuato il caricamento, come potete vedere è avvenuto in maniera piuttosto veloce, anche se la pagina non è stata completata, però ha già caricato praticamente tutto quello che è il sito. Lo scrolling funziona piuttosto bene, anche il pitch to zoom non ha problemi vari, come potete vedere si comporta piuttosto bene. Per quanto riguarda un sito più pesante come Tigicom, proviamo quindi ad effettuare il caricamento di un sito come Tigicom che è più pesante rispetto al nostro blog. Anche in questo caso il caricamento avviene in maniera piuttosto veloce e non troviamo problemi di nessun tipo. Anche in questo caso lo scrolling funziona piuttosto bene. Come potete vedere, lo scrolling non ha nessun tipo di problema. Anche il pitch to zoom in questo caso funziona piuttosto bene. Ovviamente non aspettiamoci qualità impressionanti, però il dispositivo
svolge egregiamente il proprio lavoro, almeno sotto questo aspetto. Poi noi possiamo cambiare browser, quindi mettere ad esempio Google Chrome e provare ad avere un'esperienza differente rispetto al browser nativo. Proviamo ora ad andare su YouTube, caricare un video per mostrarvi anche quindi non solo quella che è la velocità nel caricamento, ma anche il reparto audio del dispositivo. Quindi ad entrare in questo caso possiamo mettere tutto schermo, girare il dispositivo. In questo caso non mettiamo il video in formato HD, visto che tanto il dispositivo non dispone di una risoluzione HD, quindi inutile mostrarvi il funzionamento di un video in HD. Purtroppo la cassa, quindi lato parlante del dispositivo, essendo posta nella parte posteriore del terminale, come vi abbiamo fatto vedere in precedenza, e il terminale non essendo leggermente rialzato, troviamo difficoltà nell'ascoltare l'audio nel momento in cui il dispositivo è appoggiato su una superficie. Questo perché la cassa andrà quindi a coprirsi e il suono sarà molto ma molto più basso. Quindi se vogliamo poi avere un effetto audio molto buono e ascoltare i nostri brani oppure visionare un film o quello che più preferiamo, dovremo tenere il dispositivo leggermente alzato e fare in modo che la cassa posteriore non venga poi coperta da quella che è la superficie. Per quanto riguarda altre novità o altre funzionalità, non abbiamo nulla di eclatante, il classico Android, possiamo entrare nel Google Play e scaricare le nostre applicazioni, come potete vedere applicazioni disponibili oppure i giochi disponibili. Ovviamente non aspettiamoci un livello grafico di altissimo livello rispetto a altri dispositivi, però sicuramente il terminale permette di usare moltissime applicazioni ed utilizzare moltissimi giochi. Nel complesso è quindi un dispositivo molto valido. L'unico difetto è quello del wifi, che secondo noi prende eccessivamente poco rispetto ad altri dispositivi. Abbiamo fatto la prova con moltissimi terminali, in questo caso abbiamo davanti a noi un Galaxy S3, come vi abbiamo fatto vedere in precedenza. Stavolta abbiamo pochi secondi fa era al massimo del segnale, in questo caso prende 3 tacche su 4, quindi secondo noi il wifi è sicuramente da migliorare, perché se ci si sposta di troppo da quello che è il router o modem wifi, si rischia poi di non poter navigare nel web o utilizzare ovviamente la linea internet. Per quanto riguarda altre caratteristiche, invece è un device comunque di tutto rispetto, un buon compromesso per coloro che cercano un tablet a basso costo, ma che gli permetta comunque di effettuare moltissime operazioni e quindi poterlo utilizzare senza troppi problemi. Quindi con questo è tutto da Future Technology, alla prossima con nuove recensioni.